Ciao Giuseppe, il messaggio di oggi è intitolato La valle delle ossa morte e si tratta di capitolo 37 di Ezechiele che parla delle ossa Un secche. capitolo molto, un po' strano, un capitolo molto sinceramente. misterioso, Sì, va a me è bene? sembrato molto Non strano lo senti all'inizio. molto in giro sto No, capitolo, no. misteriosissimo. Io per la verità, e non l'ho mai insegnato, va bene? Ma mi è venuto nel cuore e così mi sono messo grandi, cercando di tirare sulle mani, e ho detto, signora, io adesso lo studio, tu mi devi parlare. Capisce? Non l'ho mai insegnato, non l'ho mai ascoltato di nessuno, non so cosa. E speriamo che quello che ho ricevuto voi potete confermare che viene dal Signore, va bene? È nella Bibbia, quindi dobbiamo capirlo. Va bene. Tra l'altro, mentre studiavo questo, sono incappato in un'altra grandissima rivelazione che ha a che fare con un altro topic, un altro argomento, Apocalisse 20. Durante il millennio, che non è un altro soggetto, però non entrerò in quello perché lì ci vuole un'altra Ok. una cosa che mi chiedevo da anni, ed ecco che il Signore mentre mi ha spiegato anche quello. Però concentriamoci sulle ossa morte per adesso. Ok, allora torniamo a Ezechiele 37 e leggiamo questa storia delle ossa morte e poi Giuseppe, se puoi spiegarci chi sono le ossa morte. E se leggi si capisce che parla della casa di Israele, ma perché li chiama ossa morte? E come devono rivivere e quando torneranno in vita? È lui che essi hanno trafitto e ne faranno cordoglio, come si fa cordoglio per un figlio unico. E lo piangeranno amaramente, come si piange amaramente un primogenito. Quindi riversare lo spirito di? Ecco, Spirito di grazia e di supplicazione. qui siamo a Zaccaria 12, quindi qui siamo al tempo di rapimento. Zaccaria 12, 14 parla del rapimento e anche di Armageddon, in questi due capitoli. Allora, in questa scrittura di Ezechiele 36 è una preparazione di Ezechiele 37 che adesso studiamo. E quindi di cosa parla Ezechiele 36? Della ristorazione, della preparazione, rileggi 36 verso 36, della ristorazione di Israele quindi siamo in quel tema. Le nazioni che saranno rimaste attorno a voi conosceranno che io, il Signore, ho ricostruito i luoghi distrutti e ripiantato il luogo deserto. Io, il Signore, parlo e mando la cosa a effetto. Va bene, quindi le nazioni intorno a Israele riconosceranno che Yahweh è Dio, che il vero Dio non è Allah, non è il Dio di Confucio, eccetera, ma è il Dio di Mosè, è il Dio di Cristo, è il Dio della Bibbia, Yahweh. Le nazioni riconosceranno e questo sarà possibile solamente dopo Armageddon. Va bene? Quindi è una preparazione alla risurrezione di queste ossa, è una cosa spirituale. Adesso. Quindi sta dicendo che le ossa morte che tornano in vita di Ezechiele 37 si tratta della ristorazione di Israele dopo Armageddon? Si tratta di. Si parla del cristianesimo di oggi e dell'Israele cristiana di oggi e dell'Israele di Mosè, l'Israele della legge di ieri, perché nel Vecchio Testamento non si potevano usare terminologia cristianesimo. Quindi quando parla all'Israele del futuro, include il cristianesimo che non era ancora arrivato. Allora, quindi sta parlando qui, le nazioni riconosceranno che io sono Dio. Questo potrà avvenire solamente dopo il rapimento, ma neanche, dopo l'Armageddon. Cioè, prima di riconoscere che Dio è il vero Dio, che Yahweh, il Dio biblico, è il vero Dio, dovranno prima essere distrutte, cioè Armageddon. Non lo potranno capire così semplicemente con i missionari che vanno a evangelizzare. Non li vogliono i missionari, li uccidono se vanno in Arabia Saudita, Iran a evangelizzare. Capisci? Lui nel loro tempo, diciamo, ci saranno conversioni sporadiche qua e là sempre, ma la conversione dell'Islam, che oggi è la religione in competizione col cristianesimo, va bene? È quella che perseguita i cristiani. I confuciani, i buddisti, gli indù non è che fanno troppo contro i cristiani, gli indù fanno qualcosa in India, persecuzione, ma è l'Islam mondiale che dà fastidio al cristianesimo. Loro si convertiranno dopo che Dio li ha distrutti, in Armageddon. Va bene? Quindi se dice qui Ezechiele 36, 36, le nazioni conosceranno che io sono Dio,
vuol dire che si sta parlando dopo Armageddon. Va bene, e adesso passiamo al capitolo seguente, dimmi. Perché li compara a Israele? Perché li compara con delle osse morte? E adesso lo capiremo in questo. Lo capiremo in questa spiegazione. Va bene. Isn't it kind of scary to see a bunch of bones come alive in front of you and you're alone? Yeah, but at the same time it's a spiritual representation. Dice, non è un po' spaventoso vedere delle osse morte che tornano in vita davanti a te? Translate what I said. It's a spiritual representation. È una rappresentazione spirituale. Okay, it's not a horror movie. Non è un film horror. Va bene, è una, it's a spiritual meaning. Sì, ha un significato spirituale. Spirituale. Got it? Yeah, that's good. Yes, I do. All right. So I will go. Shall we go to the study of 37? Yes. Bene, attacchiamo col 37. Allora, abbiamo letto Ezechiele 36:36 che rappresenta della conversione. E del popolo di Israele, che rappresenta che i popoli pagani capiranno che il vero Dio è quello della Bibbia. Adesso dobbiamo fare, passando al capitolo seguente, dobbiamo fare un passo indietro cronologicamente. Mm-hmm. Va bene? Leggiamo dall'1 al 3, per favore. La mano del Signore fu sopra di me, e il Signore mi trasportò mediante lo Spirito e mi depose in mezzo a una valle piena d'ossa. Mi fece passare presso di esse, tutto attorno. Ecco, erano numerosissime sulla superficie della valle, ed erano anche molto secche. Mi disse, figlio d'uomo, queste ossa potrebbero rivivere? E io risposi, Signore Dio, tu lo sai. Allora, qui comincia adesso la... Cominciamo con l'interpretazione. Bene. Allora, Dio dice, come facciamo a riportare in vita? Non è che sta parlando delle ossa, sta parlando di Israele, sta parlando del suo popolo. Non può riportare in vita i pagani totali che hanno rigettato Dio, i comandamenti e Cristo. Non c'è niente da fare, quello di aspettare. Ci dice il trono bianco, però il popolo di Israele, siccome per via, non è che Israele se lo merita, Vabbè, no, non se lo merita, non è che noi ce lo meritiamo, non ce lo meritiamo, ma per via del patto che fece con Abramo, per gloria di Dio, per onore di Dio, Dio ha misericordia di Israele e di noi. Non è per nostra bontà o giustizia che lui ci salva, ma per la sua giustizia, vabbè, è misericordia. Allora, qui vediamo che la Israele di oggi, morta, che ha respinto Cristo, sono come delle ossa morte, perché non c'hanno, se questi muoiono, muoiono, non vanno davanti a Dio. L'Israele di oggi, anche quella del Medio Est, come si dice, Medio Oriente, Middle East, Medio Oriente, Israele è morta, stramorta. Trattano i palestinesi in un modo orribile, cioè non è, dovrebbe andare lì a... come ha fatto Eliseo in Primo Re capitolo 6, che ha dato dei nemici con cibo, li ha aiutati, e allora i siriani non sono andati più a fare la guerra. Primo Re capitolo 6. E invece vanno lì con carri armati e tutto. Capisco che a volte devono difendersi, giustissimo, però dovrebbero, appena hanno risposto al fuoco, andare lì e aiutarli, ospedali, orfanotrofi, e questo, e soldi, e acqua, gli manca anche l'acqua ai palestinesi. Quindi gli ebrei di oggi sono, diciamo, conciati male spiritualmente, non hanno l'amore di Gesù, va bene? Quindi queste ossa sono l'Israele anche di oggi, perché anche se dice io farò risorgere Israele, ma sta parlando dopo che si convertono, perché l'Israele di oggi non è il popolo di Dio. È inutile che il Papa e le chiese evangeliche dicono che ebrei sono i nostri fratelli maggiori, ebrei sono i nostri, sono qui, gli ebrei non sono niente, fin quando non ricevono Gesù sono assolutamente niente, va bene? Bene, leggiamo il 4 fino al 6. Ezechiele 37, 4 al 6. Egli mi disse, profetizza su queste ossa e di loro, ossa secche, ascoltate la parola del Signore. Così dice Dio il Signore a queste ossa. Ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e voi rivivrete.
e metterò su di voi dei muscoli, farò crescere su di voi della carne, vi coprirò di pelle, metterò in voi lo spirito e rivivrete e conoscerete che io sono il Signore. Verso 10. Io profetizzai come egli mi aveva comandato e lo spirito entrò in essi, tornarono alla vita e si alzarono in piedi. Erano un esercito grande, grandissimo. Ok, John, are you listening? This is the army. We're explaining what this army is now. When they came back to life, it was a big army, a great right. army. Allora, che John mi chiedeva perché Dio ha bisogno di un esercito. I said it was an army. Yeah, yeah, yes, yes. Now, let's explain this now. Allora, ecco che dice era un grandissimo esercito. Nella Bibbia Dio viene chiamato il Dio degli eserciti, il Signore degli eserciti. Ah, è vero, sì. Capito? E infatti ha lasciato delle nazioni a Canaan affinché Israele imparasse la guerra. Dio non è quel pacificatore che non dobbiamo fare la guerra. Adesso anche in Cristo facciamo la guerra. Mica in Cristo non si fa più la guerra. Una guerra spirituale. Una guerra spirituale. Yeah, okay. Ancora più, okay, okay. più importante. Sì, è sufficiente sì, ammazzare sì. uno e tutto a posto, eh no? Adesso devi convertirlo. Mm-hmm. Col tuo sangue, il tuo sacrificio, il tuo sudore. E allora dice qui al verso 10, profetizzai, lo spirito entrò in essi e tornò in vita ed erano un esercito grande, grandissimo. Mm-hmm. Nel millennio l'esercito del Signore sarà potente, potentissimo. Va bene, nel millennio. E poi naturalmente la terra si ribellerà di nuovo. Però ci sono gli angeli che, caro mio, tengono... Cioè, l'esercito del Signore è più potente che c'è. Il Signore adesso si nasconde, è tutto nelle parabole. Che vediamo al verso 11, cosa dice? Verso 11. Egli mi disse, figlio d'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Ecco, essi dicono, le nostre ossa sono secche, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Ecco, e qui, questo è l'Israele di oggi. Va bene, è un Israele divisa in fazioni politiche. Mm-hmm. Ci sono socialisti, democratici, quelli di destra, quelli di sinistra, come tutto il mondo. Il mondo è un guazzabuglio di divisioni, Israele oggi anche, circondata da islamici. Ebrei israeliani oggi sono disposti a morire per Israele, però non vedono quale sarà la soluzione. Sono disposti a morire e si preparano anche a morire, perché qui siamo davanti a 1,5 miliardi di islamici. Abbiamo 9 milioni di ebrei ci sono in Israele. 9 milioni? Non lo so. Te lo dico io. Ah. Sono 9 milioni. In base a Google sono 9 milioni. Ho controllato, ho cliccato. Va bene, erano 8, adesso sono diventati 9. Poi se sono 8 non lo so. Puoi controllare quanti sono? 8,5. 8,5, va bene. The current population of Israel is 8.5 million. Poi dipende da chi li conta, come li conta, diciamo 8-9 milioni. Sì, sì, sì. A posto. E allora lì, come dice quel verso lì, abbiamo letto? 11 abbiamo letto. 11, le nostre ossa sono secche, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Con tutte le maledizioni di Dio che sono cascate su di loro, Deuteronomio 28. Se vi ribellerete, maledizione numero 1, numero 2, numero 3, numero 4... Cioè, dopo 2000 anni che hanno crocifisso Gesù, ancora Hitler li perseguitava. E quindi ci siamo perduti. Molti, molti dicono. Infatti è per questo che in Israele sono pochi gli ebrei ortodossi. La maggioranza sono atei o materialisti o mesoamericani. Va bene? E perché riescono a vincere? E perché la misericordia di Dio. Perché un giorno si convertiranno. E quindi Dio ha pazienza. Va bene? Sì. Sì. Allora, andiamo alla conversione. 12 a 14. Ezechiele 37? Sì, sì. 12 a 14. Perciò profetizza e di loro, così parla Dio il Signore. Ecco, io aprirò le vostre tombe, vi tirerò fuori dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi ricondurrò nel paese di Israele. Voi conoscerete che io sono il Signore, quando aprirò le vostre tombe e vi tirerò fuori dalle vostre tombe, o popolo mio. Alleluia. E metterò in voi il mio spirito e voi tornerete in vita. Vi porrò sul vostro suolo e conoscerete che io, il Signore, ho parlato e ho messo la cosa in atto, dice il Signore. Gloria al Signore. Alleluia.
Dora, Ezechiele 36:31, Angela, Zaccaria 12:10. Ok. Ezechiele 36:31. Allora vi ricorderete delle vostre vie malvagie e delle vostre azioni che non erano buone, e avrete disgusto di voi stessi a motivo della vostra iniquità e delle vostre abominazioni. Benissimo, poi andremo a Giovanni 5. Dimmi, cosa c'è lì? Zaccaria 12:10, che abbiamo letto prima. Sì, spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione. Essi guarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto, e ne faranno cordoglio, come si fa cordoglio per un figlio unico, e lo piangeranno amaramente, come si piange amaramente un primogenito. Cioè, capisci, non c'è salvezza senza confessare i peccati. Devono confessare che hanno loro, i loro padri, la loro religione ha crocifisso Cristo. Mm-hmm. Va bene. E allora, qui abbiamo visto che, qui siamo, verso 14 abbiamo letto, no? Ezechiele 37 fino a 14. Sì, leggi il 13. Grazie. Voi conoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi tirerò fuori dalle vostre tombe, o popolo mio. Capito? Aprirò le tombe. Cioè, ah, la risurrezione. Qui interpretiamo in che modo queste ossa tornano in vita. Tornerete in vita quando aprirò le vostre tombe. E qui sta parlando della risurrezione nel Vecchio Testamento. Vediamolo nel Nuovo. Giovanni 5, ce l'hai, 28 e 29. Quindi Ezechiele 37 diceva: aprirò le vostre tombe, Ezechiele 37, 13, e vi tirerò fuori dalle tombe, o popolo mio. Sono quasi parola per parola quello che Gesù avrebbe detto, Giovanni 5, 28 e 29. Giovanni 5, 28 e 29. Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce e ne verranno fuori. Quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita e quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio. Quindi si apriranno le tombe, va bene, in questo caso la tomba è una, si chiama l'Hades, dove sono questi spiriti che non avevano seguito la legge di Mosè, che si erano ribellati, va bene, e che sono lì che soffrono, come il ricco, Luca 16, il ricco egoista, che Lazzaro va ad Abramo, il ricco va nell'Hades a soffrire mancanza di una goccia d'acqua, non c'è neanche quella. Ma viene l'ora che io apro le tombe, va bene, e il Signore perdonerà la casa di Israele e verserà il suo spirito di supplicazione, ed essi guarderanno a lui, a colui che avevano trafitto. Ma qui parla della risurrezione che è proprio prima del rapimento? Quella che Paolo ha descritto in Tessalonicesi, che ci sarà la risurrezione e poi il rapimento? Sì, sì, è la stessa cosa? È quella, la stessa cosa. Ci sono delle tombe però che si apriranno dopo il millennio, giudizio e trono bianco. Mm. Ah, yeah, yeah, sì. Quelli che non sono in Cristo. Quelli che non sono in Cristo. Però molti di questi della casa di Israele, anche se non avevano Cristo, però non erano così malvagi da mandarli al trono bianco. Il Signore vale misericordia. Prima io non posso dire chi, non posso puntare il dito chi andrà al trono bianco e chi andrà. Sì. Questo per cortesia lasciamo nelle mani di Dio. Amen. Non chiediamo troppo. Va bene? 15 a 21. Ezechiele 37? Sì. 15. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Tu, figlio d'uomo, prenditi un pezzo di legno e scrivici sopra, per Giuda e per i figli di Israele che gli sono associati. Poi prenditi un altro pezzo di legno e scrivici sopra, per Giuseppe, bastone di Efraim e di tutta la casa di Israele che gli è associata. Poi accostali l'uno all'altro per farne un solo pezzo di legno, in modo che siano uniti nella tua mano. Quindi adesso Israele è sparpagliata, no? Ah, yeah. Sparpagliata dappertutto, anche in Israele adesso. Sì, c'è un popolo di 8-9 milioni, però sono divisi politicamente, finanziariamente, ideologicamente, religiosamente, sono divisi come tutte le parti. Sono così potenti paragonati all'Isra, perché c'è la benedizione di Dio.
che Dio li benedice, perché in vista del loro pentimento. Ma Dio non benedice gli islamici perché non c'è nessun pentimento per loro a livello di massa. Le masse si convertiranno, quanti non si sa, dopo l'Armageddon, dopo che il Signore li ha distrutti. Invece Israele si convertirà prima, perché appena vedono il rapimento si convertono. Ma gli islamici vedono il rapimento e non fanno niente. Vanno avanti a seguire l'Islam. E allora lì ci vuole il bastone, Armageddon. Allora dice, prendi un bastone, casa di Giuseppe, un altro bastone, la casa di Giuda, sì. Israele, e va bene, e poi prendi un terzo bastone e li leghi tutti insieme. Terzo bastone è un po' come Gesù, lo Spirito Santo. Rileggi un po' quella scrittura. Rileggo? Sì, prendi un bastone di Giuseppe. Verso 16. Tu figlio d'uomo, prenditi un pezzo di legno e scrivici sopra, per Giuda e per i figli di Israele che gli sono associati. Poi prenditi un altro pezzo di legno e scrivici sopra, per Giuseppe, bastone di Efraim e di tutta la casa di Israele che gli è associata. Quindi Giuda e Israele. Ora Israele, che sono 10 tribù, è rappresentata da Giuseppe, che sarebbe la tribù più degna. Infatti lui fu benedetto, ha ricevuto due tribù, ha ricevuto, mm-hmm. perché era così degno. E poi c'è un terzo bastone, quello rappresenta Gesù. Capisci che è un po' io sono la vite, voi siete i tralci, va bene. Dice di farne un solo pezzo di legno. Sì, cioè da tre diventano uno. Sì. Quindi non sono più l'Israele divisa, diventano uno. Sì. Li lega con lo spirito, insomma, come vuoi. Sì, sì. Avanti. Quando i figli del tuo popolo ti parleranno e ti diranno, non ci spiegherai forse che cosa vuoi dire con queste cose? Tu risponderai loro. Così parla Dio il Signore. Ecco, io prenderò il pezzo di legno di Giuseppe che è in mano di Efraim e le tribù di Israele che sono a lui associate e li unirò a questo che è il pezzo di legno di Giuda e ne farò un solo legno in modo che saranno una sola cosa nella mia mano. I legni sui quali tu avrai scritto li terrai in mano tua sotto i loro occhi. E di loro, così parla Dio il Signore, ecco, io prenderò i figli di Israele dalle nazioni dove sono andati, li radunerò da tutte le parti e li ricondurrò nel loro paese. Li ricondurrò nel loro paese. L'Israele di oggi sta già cominciando a riunirsi in un popolo. Mm-hmm. Non è unita ancora, è unita politicamente e neanche quello, diciamo geograficamente, neanche politicamente. Che sono lì anche loro a litigare, come si litigano in Italia, destra e sinistra, litigano anche in Israele. C'è il Likud, ci sono le sinistre, le destre, ci sono quelli che sono. Ci sono quegli israeliani che litigano perché vogliono dare le terre ai palestinesi, altri non la vogliono dare. Insomma, loro sono molto divisi. No. Quindi questa profezia non è adempita ancora. Non sono uniti. Okay. Il terzo pezzo di legno che rappresenta Gesù non c'è ancora in Israele. Arriverà quando loro si pentono. E allora abbandoneranno Giuda, Efraim, Giuseppe e compagnia bella, e il cristianesimo, cattolico, protestante, dimentica tutto e ci sarà solo il corpo di Cristo, non ci sarà più il cristianesimo del Papa argentino o il cristianesimo dei protestanti. Ci sarà il corpo di Cristo. Infatti Gesù non ha mai detto d'ora in poi consideratevi cristiani. Gesù non ha mai detto chiamatevi cristiani, questa è un'invenzione. Sono stati pagani in Antiochia, una città fuori di Israele, Antiochia, che i credenti furono chiamati cristiani, ma nei Vangeli non sono stati chiamati cristiani, perché anche il cristianesimo si può imitare, si può far finta, si può il cristiano pentecostale, e chi è quello? Il cattolico. E non esiste, c'è il corpo di Cristo. Si chiamava la via nella Bibbia, no? Testamento, la via, quelli che camminano per questa via. Si diceva così, perché Gesù e Dio sono la via, la verità e la vita. Quindi la prima chiesa seguiva la verità, seguiva la via, seguiva la vita, non seguiva il cristianesimo, mio, tuo, dell'altro. Perché il cristianesimo si può evitare. Ti attacchi una croce al collo, vai in una finestra con un po' d'acqua santa, sei cristiano. Invece no. Devi seguire la via, devi portare frutti, devi mostrare con le opere, non perché ti attacchi una croce al collo. Oggi le croci vengono usate dagli stregoni, dalle streghe usano le croci, i rosari. Va bene, buttate tutto via, la croce, la vera croce, cerchiamo di vedere il Cristo,
cioè la croce è vera, la croce è viva, il Cristo morto in croce non c'è più, è risorto, basta vedere questo Cristo in croce sempre, sempre morto. Noi non adoriamo le croci col Gesù morto, adoriamo la croce viva, adoriamo il Cristo risorto. Sai, questa croce attaccata al collo, questa è la mia collanina che mi hanno dato, il mio onomastico, la mia prima comunione, e se io devo metterla sempre. Se un giorno se la perdi, sei finito, ti suicidi. Ho perso il mio talismano, il mio portafortuna. Va bene, la croce deve essere nel cuore. Va bene? Gloria a Dio. Quindi, dicevo, Israele di oggi sta cominciando a riunirsi in un popolo. Va bene, però la vera unione quando sarà? Sarà quando Israele vedrà il rapimento e si convertirà a Cristo. Va bene, come abbiamo letto in Zaccaria 12:10? Sì, va bene, sì. Andiamo a Apocalisse 11:13. Abbiamo letto Zaccaria 12:10, Angela, che diceva? Che il Signore espanderà lo spirito di grazia e supplicazione su Israele. Sì, e guarderanno a me colui che hanno trafitto sul Calvario, e si pentiranno, si lamenteranno. Ecco perché in Matteo 24:29 dice, dopo la tribolazione cosa viene? Il rapimento. E allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio, compreso le tribù anticristo e le tribù di Israele. Mm-hmm. Tutti, israeliani e anticristo, faranno cordoglio. Perché? Chi lo sa? Perché si pentiranno del male che hanno fatto. Gli ebrei? E le tribù dell'anticristo perché si faranno cordoglio? E perché saranno distrutti. No, faranno cordoglio, dice, c'è qualcosa che non collima, qui c'è qualcosa che non quadra. Telefonare subito al grande capo, pronto, hi Hitler, perdona, hi anticristo, dimmi che succede adesso a questi qua. E lui dirà, tranquilli ragazzi, tutto sotto controllo, quelli erano alieni. Adesso mandiamo subito i nostri aerei pieni di Aerogen Force, pieni di marchio della bestia, di gente che è tutti marchiati, loro vi spiegheranno loro cos'è che dovete... Cos'è che il vostro cervello marchiato deve pensare e non pensare? Va bene? Rapimento, no, sono stati alieni che hanno fatto delle cose, ma tranquilli, stiamo piazzando i missili atomici, tutto sotto controllo. E li piazzeranno sul serio. Perché, Gloria, tu che mi guardi così? Perché è scritto. Perché in Apocalisse 19 faranno guerra con quello che viene con il cavallo bianco. E chi è il suo cavallo bianco? Gesù. E gli spareranno con cosa? A Gesù? Sì. Con gli armamenti normali? Missili atomici, sì, sì. Missili contro missili, Corea del Nord, Iran, la Turchia e tutto il resto lì lanceranno nel cielo tutte le atomiche che hanno. E lì Gesù che cavalca, il cavallo bianco, Apocalisse 19:11, controllate, che cavalca col cavallo con dietro Angela, Dora e qualcun altro fedele. Speriamo. In giro per il mondo su cavalli bianchi. Sai cavalcare, Angela? No, però imparerò in un attimo. Sarà meglio che impari, fitto un cavallo. Capito? È lì che sparano tutti i missili contro missili, e Gesù è lì che, sai, i missili che gli esplodono addosso a lui, a te, a chiunque, e lui con la spazzola spolverassi la polvere delle atomiche, no? E dice, ma non funzionano le atomiche! E no, sembra proprio di no. Però funziona questa, la spada di Gesù, patapum, patapum. E li fa polpette e hamburger senza McDonald's. Sai come si fanno? Quando torna Gesù farà le hamburger senza McDonald's. Va bene, farà delle salsicce. Va bene? Hai trovato Apocalisse 11:13? Sì. Apocalisse 11:13. In quell'ora ci fu un gran terremoto e la decima parte della città crollò e 7.000 persone furono uccise nel terremoto e i superstiti furono spaventati e diedero gloria al Dio del cielo. Va bene, comunque non erano superstiti, erano i superstiti. Superstiti. Grazie. Sì. Allora, comunque qui vediamo che i superstiti, cioè viene un terremoto e muoiono in quanti? 7.000. E i superstiti cosa fanno? Diedero gloria al Dio del cielo. Ho capito. Quindi qui vediamo la conversione di Israele. Quando? Dammi la cronologia, nello stesso capitolo. Nello stesso capitolo? Leggi.
Ok. Leggimi la cronologia. Al 13. 13. In quell'ora ci fu un gran terremoto e la decima parte della città crollò e 7.000 persone furono uccise nel terremoto. E allora sbagliate, adesso è il 12. Ed essi udirono una voce potente che dal cielo diceva loro: salite quassù. Essi salirono al cielo in una nube e i loro nemici li videro. Questa cos'è? Il rapimento. No. Allora, questi sono i due testimoni. Questa è la resurrezione. Sì. Che in Prima Tessalonicesi 4 e Apocalisse 20 dice che precede il rapimento è preceduto da? Resurrezione. Resurrezione. Quindi se qui c'è la resurrezione verso 13, vuol dire che al 14 tra le righe c'è il rapimento. Mm-hmm. Lo sappiamo da Primo Tessalonicesi 4 e Apocalisse 20 verso 4. D'accordo? Comunque non andiamo lì per cortesia, se non ci vuole un quarto d'ora. Allora, comunque studio biblico, ragazzi, corso biblico, lì alzarsi le mani che studiatelo bene, così potete insegnarlo bene. Va bene, allora lì quando Israele si converte, ci siamo? Sì. Gloria sì. Al Signore, va bene. Va bene, allora leggimi il 22 al 24, per cortesia. Ezechiele 37. Sì. 22 al 24. Farò di loro una stessa nazione nel paese, sui monti di Israele. Un solo re sarà re di tutti loro. Non saranno più due nazioni e non saranno più divisi in due regni. Non si contamineranno più con i loro idoli, con le loro abominazioni, né con le loro numerose trasgressioni. Io li tirerò fuori da tutti i luoghi dove hanno abitato e dove hanno peccato. Li purificherò. Essi saranno mio popolo e io sarò loro Dio. Il mio servo Davide sarà re sopra di loro ed essi avranno tutti un medesimo pastore. Cammineranno secondo le mie prescrizioni, osserveranno le mie leggi, le metteranno in pratica. 26 e 27. Queste sono le ossa morte, ragazzi. Capito? Risusciteranno. Mm-hmm. Andranno davanti al tribunale di Dio. Diventeranno solo un popolo, queste sono le ossa morte, il popolo di Israele si unirà, non ci sarà più Giuda, Beniamino, Giuseppe e compagni, ci sarà il corpo di Cristo insieme a noi cristiani. E quando sarà questo? Che farà di loro una stessa nazione sui monti di Israele, avranno solo un re e non peccheranno più? All'inizio del millennio, cioè. Nel millennio? Sì, è logico. E perché dice... No, non adesso, eh. Il mio servo Davide sarà re sopra di loro. Chi è questo? Nel millennio? Isaia, vai Isaia 11. Chi è Davide? Infatti so di diversi predicatori che dicono io sono Davide, perché siccome è capitato che si chiamano Davide. Ah sì? Sì, capi di gruppi religiosi che dicono io sono... c'è una profezia, il Davide della Bibbia sono io. Ah, per regnare sopra gli ebrei. Perché sul passaporto ci hanno scritto Davide, quindi loro dicono io sono Davide. Capite? Si presentano come il Davide della Bibbia, capite? Perché c'è scritto Davide. Ok, ma Isaia 11 ce l'hai? Sì. Attacca dal primo verso, va lì, spieghiamo, vediamo chi è Davide. Isaia 11. Poi un ramo uscirà dal tronco di Isai. Isai era il padre di Gesse, che era il padre di Davide. E un rampolo spunterà dalle sue radici. Un rampollo, un bambino. Lo spirito del Signore riposerà su di lui. Cioè, questo non è Davide, attenzione. Spirito di saggezza e di intelligenza, spirito di consiglio e di forza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Va bene, fino al 5. Respirerà come profumo il timore del Signore, non giudicherà dall'apparenza, non darà sentenze stando al sentito dire, ma giudicherà i poveri con giustizia, pronuncerà sentenze eque per gli umili del paese, colpirà il paese con la verga della sua bocca e con il soffio delle sue labbra farà morire l'empio. 5. La giustizia sarà la cintura delle sue reni e la fedeltà la cintura dei suoi fianchi. Isaia 11, 1 a 5. Senti, chi è questo, Davide o Gesù? Gesù. A chi assomiglia questo? Gesù, no? Sì. Ok. Guarda, Isaia 40, 9 all'11. Aspetta.
Isaia 40, dal 9 all'11. Tu che porti la buona notizia a Sion, sali sopra un altro monte. Tu che porti la buona notizia a Gerusalemme, alza forte la voce, alzala, non temere. Di alle città di Giuda, ecco il vostro Dio. Ecco il Signore Dio viene con potenza, con il suo braccio egli domina. Ecco il suo salario e con lui la sua ricompensa lo procede. Come un pastore egli pascerà il suo gregge, raccoglierà gli agnelli in braccio, li porterà sul petto, condurrà le pecore che allattano. Alleluia, questo è Gesù, questo qui. Andiamo, torniamo a Ezechiele 37, 26 e 27. Quindi quando dice il mio servo Davide sarà re sopra di loro, parla di Gesù, che è discendenza di Davide. Perché nel Vecchio Testamento non poteva dire Gesù Cristo di Nazareth, okay, falegname, corretto, sì. Crocifisso sul Calvario, capito? Sì, sì, sì. Cioè la Bibbia c'è anche delle parabole, per capire la Bibbia bisogna spremere anche un po' il cervellino, cioè capire le parabole, se no si chiama discernimento. Ezechiele 37, 27. La mia dimora sarà presso di loro, io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Le nazioni conosceranno che io sono il Signore che santifico Israele, quando il mio santuario sarà per sempre in mezzo a loro. Fine del capitolo. Alleluia. Allora, chi è questo qua? Andiamo a Giovanni 10, 16. Giovanni 10, 16. Ho anche altre pecore che non sono di questo ovile. Anche quelle devo raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge e un solo pastore. E Gesù, questo è Gesù che parla, chi è il solo pastore? Gesù. Ezechiele 34, 23. Ezechiele 34, 23. Porrò sopra di esse un solo pastore che le pascolerà, il mio servo Davide, egli le pascolerà, egli sarà il loro pastore. Va bene, Davide sarà il loro pastore, ma questo qui è Ezechiele. Sì. Davide era già passato. Sì, sì. Come fa a essere domani il pastore? Non ha senso, no? Sì, sì. Sto parlando del figlio di Davide nella carne attraverso Maria, capito? Ma era Gesù, quindi ci vuole un po' di capire, interpretare la parabola. Va bene, Ebrei 13, 20. Ebrei 13, 20. 20. Or il Dio della pace, che in virtù del sangue del patto eterno ha tratto dai morti il grande pastore delle pecore, il nostro Signore Gesù. Alleluia. Amen. Va bene, allora questo è il mistero delle ossa. Va bene, questo è quello che mi ha mostrato a me il Signore. Vedete un po' cosa vi mostra a voi? Fratelli, mandateci qualche messaggio, scriveteci, fateci sapere cos'è che vi mostra a voi il Signore. Io ho qui anche delle piccole, una profezia che ho ricevuto, voglio condividerla con voi. Dimmi, Angela. Sì, abbiamo capito il significato storico e anche la profezia di cosa parla, ma come la applichiamo a noi oggi? E noi oggi applichiamo seguendo il Vangelo. Sì, come la applichiamo noi? Dobbiamo seguire il Vangelo, comportarsi da vera Israele spirituale, vera Israele cristiana, va bene, per non rinunciamo noi, le nostre ossa sono già risorte, noi siamo già nati di nuovo, cioè le ossa di Israele risorgeranno quando Israele si convertirà a Cristo, l'Israele vivente, e l'Israele invece, quelli che sono morti, che sono ossa a ossa, quando alla risurrezione. Grazie Signore, c'è una piccola profezia che su questo, un messaggio di Gesù, e dice il Signore, mia Chiesa, o mia Filadelfia, mia sposa amata, abbandona le ossa morte che non vogliono risuscitare. Qui sto parlando delle gente che evangelizziamo e che non vogliono risuscitare. E l'incoraggiamento a continuare quando non ci ricevono. Fin dal primo mattino ho chiamato e ho mandato i miei messaggeri, hanno profetato, ma quante ossa morte si sono rifiutate. Noi non ascolteremo, hanno risposto, ma quanti ascolteranno vivranno. O casa dell'Israele di Cristo, sposa dell'agnello, profetizza le ossa che sono morte.
quelli senza vita e di loro. Come è vero che io vivo, dice il Signore, voi vivrete e voi canterete di gioia. Chiamo i miei fedeli discepoli a profetizzare sui morti viventi della valle di questo mondo che passa. Alle chiese che sembrano vive, ma lo sono solo nella carne. Al mondo miscredente che appare vivo, ma davanti a me sono ossa morte e secche. Profetizza, o mia chiesa, profetizza di loro. Vivete voi che eravate morti. Ecco, io, il Signore, sono la vostra vita. Non temete di profetizzare, perché la mia parola non torna mai vuota, ma come il pane gettato sulle acque, tornerà anche dopo molto tempo, grazie all'opera del mio spirito. Andate alle ossa e dite loro, profetizzate a tutti loro. Il Signore ha preparato una grande festa. Voi morenti siete tutti invitati. È la festa della vita. È la festa della salvezza. Chi vi partecipa vive in eterno. Beato chi vi ascolterà. Io mando il mio Spirito Santo per mezzo di voi, miei figli, testimoni ubbidienti. Beato chi mi ascolta e mi riceve. Vivrà nella mia casa. Ma chi non ascolta e continua nel Vangelo falso di questa fine dei tempi, senza meta, senza arrivo, continuerà il tragitto del mondo che non esce dalla valle delle ossa morte. Ma chi ascolta, chi si inginocchia, chi mi cerca, lui mi troverà e conoscerà la via per la quale io guido, la mia via alta e non la via bassa dell'uomo. Come è scritto? Proverbi 14:12. C'è una via che all'uomo sembra diritta, ma essa conduce alla morte. Proverbi 12:15. La via dello stolto è diritta ai suoi occhi, ma chi ascolta i consigli è saggio. Proverbi 16:2. Tutte le vie dell'uomo a lui sembrano pure, ma il Signore pesa gli spiriti. Proverbi 21:2. Tutte le vie dell'uomo gli sembrano rette, ma il Signore pesa i cuori. Dice il Signore. Giovanni 3:14-15. E, come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Grazie Gesù. Come Mosè innalzò il serpente e chi lo guardava era guarito e vivificato, così ora Dio manda noi a innalzare il Figlio di Dio crocifisso, affinché chiunque lo guarda con gli occhi e crede in Lui abbia vita eterna. Ogni volta che mettiamo davanti a un ateo che muore il nostro Cristo crocifisso, ecco che la mano di Dio è tesa, protesa, e bussa al suo cuore, offrendo la salvezza. Non falliamo in questo. Quindi il modo che applichiamo a noi questo capitolo delle ossa morte è di evangelizzare. Andare a trovare quelli che sono morti nello spirito e dare vita. Amen. Grazie Gesù per il tuo messaggio. Grazie Signore. Amen. Amen, amen. Gloria a Dio. Quindi guardavano il serpente e vivevano. Oggi guardiamo Gesù e viviamo. C'è il momento di guardare Gesù in croce, morto, crocifisso, ma non dimentichiamoci che Gesù è risorto. Non possiamo andare in giro a evangelizzare il mondo con un Gesù morto. Ricordiamoci, ogni volta che parliamo di Gesù in croce, crocifisso, morto, sempre aggiungere è risorto. Sì, va sì, bene? Sì, sì. Amen. Ogni volta che c'è una croce con Gesù appeso morto alla parete, ce ne vorrebbe un'altra di un Gesù vivo che è risorto. Amen. Infatti in Italia c'è gli atei dicono, quello là è un povero Cristo. Cosa vogliono dire? Perché il Cristo in croce è un poveraccio. È tutto lì il messaggio della croce. Il Cristo non è un povero Cristo, è il Cristo risorto, è Dio, e c'ha tutto il potere nelle sue mani. Matteo 28:28-29 dice, tutto il potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Quale povero Cristo?
è il più potente che c'è. Cerchiamo di non mostrare un povero Cristo. Cerchiamo di mostrare Cristo, sì, del sacrificio, morto in croce, ma più che altro il Cristo risorto dalla potenza. Quando tu preghi per uno che è ammalato, per una guarigione, non preghi nel nome del Cristo morto, del Cristo vivo, del Cristo sì. risorto. Sì, sì, sì. La potenza della croce non sta che Gesù è morto, ma che è risorto dopo la morte. Va bene? Non è stato facile per Gesù di accettare la croce. A volte per noi non è facile di accettare le nostre difficoltà, tribolazione. E Gesù ha avuto le sue difficoltà. E Gesù mostrarsi come un criminale, uno davanti al quale tutti si nascondevano la faccia, non sarà facile per nessuno di noi di attraversare la vergogna che il diavolo sempre mette davanti a noi. Sì, sì, sì. Il mondo si vergogna di Dio, di Cristo. Sì. E persino i fratelli di Gesù non credevano in Lui. Mm-hmm. Cerchiamo di non essere così. Mm. Fratelli, non è sempre facile mostrare Cristo. A volte, per fare questo, il diavolo ci farà apparire malvagi, ci farà apparire eretici, come avvenne per Gesù, tutti quelli che lo hanno voluto seguire con tutto il cuore, sono diventati oggetti da prendere in giro, bersagli del diavolo da colpire, bersagli primari di Satana. E così è avvenuto con Gesù, così avviene a noi. Il prezzo per essere la sposa non cambia. Mm. Va bene? Cioè, se vogliamo camminare sul cammino della sposa, il prezzo, c'è sempre un prezzo da pagare. Va bene? Come dice Ebrei 11, quel bellissimo capitolo. Leggiamo qualche scrittura, Ebrei 11, possiamo andare lì. Sì. 35, per favore. Ebrei 11, 35. 35 in poi, sì. Ci furono donne che riebbero per risurrezione i loro morti. Altri furono torturati perché non accettarono la loro liberazione per ottenere una risurrezione migliore. Altri furono messi alla prova con scherni, frustate, anche catene e prigionia. Furono lapidati, segati, uccisi di spada. Andarono attorno coperti di pelli di pecora e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati. Di loro il mondo non era degno. Erranti per deserti, monti, spelonche e per le grotte della terra. Wow. Alleluia. Questa non sei chiamata. Il prezzo di essere la sposa. No, non è un pulpito dorato col predicatore col cravattino, farfallino, tutto profumato, i fiorellini nella chiesa. Che bella immagine paradisiaca. Beh, non era questa l'immagine di Gesù nella stalla, Gesù su Monte degli Ulivi, non è questa l'immagine, non è questo. Oggi il Vangelo è diventato una specie di moda, gloria a chi predica il Vangelo oggi, belle case, bella reputazione, tutto bello, gli atei che dibattono le mani, gli omosessuali che ti eleggono l'uomo dell'anno. Questo non è cristianesimo, non assomiglia neanche, è come la notte col giorno. Troppo del cristianesimo di oggi è uguale al fariseismo di ieri. Cioè, hai detto che non è facile per nessuno di noi dimostrare Cristo. Infatti questo è il prezzo da pagare che abbiamo letto in Ebrei 11. Per vedere alcune ossa che tornano a vita. Ma se pensiamo solo come noi stessi, io, siamo stati delle ossa secche, senza vita. E qualcuno ci ha parlato di Gesù, ci ha evangelizzato, ci ha dato vita. E questo mi fa gioire che posso fare anche io lo stesso per altri. Posso vedere morti che tornano in vita, morti spirituali, come io sono stata. Quindi vale la pena. C'è un prezzo alto da pagare, ma vale la pena. Grazie, Signore. È un mondo, sai, tutti vogliono la torta, vogliono la corona, un posto in cielo, vicini a Gesù. Sì. Tutti vogliono, tutti la vogliamo. Ma bisogna lottare che... questo mondo è un test. Più vicino a Gesù vuol dire più vicino al Calvario, più vicino alla croce, più vicino ai chiodi, più vicino alla corona di spine, più vicino alle frustate. Questo sì, è più vicino sì, a Gesù. Sì. Questo è che Dio ha messo tutto sotto il peccato, tutto sotto la persecuzione, viene la tribolazione. Allora vedremo
cosa succederà col Vangelo di prosperità, che vogliono solo gioia, felicità, contentezza e comodità. E lì si vedrà la vera fede. Ma la vicinanza a Gesù non è sonnecchiare, non è ripetere preghierine nenie, va bene, religiose, ma è più vicini alla sua sofferenza. A volte bisogna pagare, bisogna o bisognerà pagare col sangue, la nostra sofferenza, il sacrificio. Quando e dove Dio ci chiama? Che viviamo in un mondo di egoismo. Seguire Gesù implica sacrificio, altruismo. Mm-hmm. Allora vogliamo essere veramente vicini a Gesù, contiamo il costo, calcolare il costo. Qui c'è da costruire una torre che i soldi, virgolette, non bastano. C'è da combattere contro 20.000 che con 10.000 calcolare se si può vincere 20.000 avendo 10.000 soldati. Luca capitolo 14. E Gesù ha detto così, quindi chi non abbandona ogni cosa che ha non può essere mio discepolo. Come si costruisce una torre che non ha i soldi? Come si vincono 10.000 avendo solo 10.000 soldati? Gesù risponde, chi non abbandona ogni cosa che ha non può essere mio discepolo, perché ogni cosa che non abbandoni sarà una pietra legata a un piede. Vicino a Gesù ci sono tanti posti, moltissimi di questi posti vuoti. Come mai sono vuoti? Perché non sono va a sedersi? È perché Gesù ha messo, il Signore ha messo un prezzo da pagare. Va bene, sono posti che non si possono occupare con le chiacchiere o con il religionismo. Mm-hmm. Sono posti che bisogna da ossa morte diventare ossa vive. Quante chiese sono chiese piene di ossa morte? Preghiamo che noi non siamo così. Amen. Va sì, bene? Sì, sì, sì. Come ci si avvicina? Come ci si siede vicino a Gesù? Col sacrificio per il Vangelo, il lavorare per Cristo, lavare i piedi ai santi, e non parlo di piedi fisici. Va bene? Sì. Con il vivere come Gesù e i discepoli, non come falsi profeti, cosiddetti cristiani della comodità di oggi. Quindi chi di noi vuole essere veramente sposa di Cristo? Chi veramente vuole essere vicino a Gesù? Come la barzelletta che si racconta dell'ubriaco che va in chiesa con una pistola e dice che tutti cantavano, io voglio andare, stanno cantando un canto, voglio andare in cielo, voglio andare in cielo, voglio essere con Gesù. Questo ubriaco si racconta che è entrato con una pistola, è andato al pulpito, fa spostati predicatore, gli fa, ha puntato la pistola contro quelli che cantavano i fedeli, fa adesso ditemi chi veramente vuole andare in cielo, e nessuno cantava, è una barzelletta, però chi veramente vuole sedersi vicino a Gesù, chi veramente vuole essere la sposa di Cristo? Apocalisse 3:21. Apocalisse 3:21. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anche io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Apocalisse 3:21. Grazie Signore. Chi vince lo farò sedere sul mio trono. Ma chi vincerà? Non è come i falsi profeti di oggi, porta soldi al pastore, Vangelo di prosperità, e il pastore intermedierà per te, fare almeno tempo in purgatorio. C'è purgatorio protestante e purgatorio cattolico. Uh-huh. Purgatorio protestante, tra virgolette, naturalmente, no? Cioè se non paghi, niente benedizione. È una specie di purgatorio qui adesso. E sono bugie. Ma Gesù dice, Apocalisse 2.10? Apocalisse 2.10. Dice Gesù, io ti darò, se tu sei fedele, io ti darò la corona della vita, se sei fedele. Se sei fedele. E se non sei fedele, che succede? Leggi il... Apocalisse 2.10. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita. Amen. Alleluia.
Apocalisse 2:10. Amen, amen. Allora, sii fedele 10 giorni, 10 giorni di tribolazione, quei tempi era crocifissione, buttati ai leoni, non è andare in chiesa a cantare mentre qua mettere una bustarella che ho scritto raccomandato nella tasca del pastore, dice mi raccomando, io sai, cattolico dico mi raccomando per uscire dal purgatorio, il protestante dice Vangelo di prosperità, io sto seminando, pastore tranquillo, conta su di me, oh tu mi vuoi benedire, oh mi volete benedire, oh c'è una tasca vuota qui ancora, insomma questo è il Vangelo, questo qui, stiamo scherzando. Sì. E questo è una vergogna per Cristo, no? Se uno dà l'offerta, la decima è benedetta, ma non il Vangelo prosperità. E assicurarsi che i soldi vanno al Vangelo, però. 1 Pietro 4:12. 1 Pietro 4:12. Carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Per me, sai, nella Bibbia Paolo è un esempio fantastico, perché era perseguitato, ha sofferto tanto per il Vangelo, affamato, stanco, lapidato, respinto, naufragato, e il suo messaggio era: siate sempre gioiosi, gioite sempre, ringraziate Dio sempre. Rimani scioccato, ma come? Com'è possibile gioire in queste situazioni, queste circostanze? E credo è perché Paolo ha messo ben chiaro nel suo cuore lo scopo della sua vita, che era di vivere per Cristo, non soddisfare i suoi bisogni, non vivere per se stesso, ma per piacere a Dio. Quindi lui ha detto, per me vivere è Cristo. E non interessava niente dei suoi bisogni, delle sue comodità, di quello che succede a lui, alla sua carne. Per questo lui poteva gioire anche nella prigione, cantava lode in prigione. Un esempio grande, magnifico. Grazie, Signore. Era lì coi ceppi, i ceppi ai piedi, ai polsi, e non erano ceppi, catene così che vediamo nei film, erano catenoni sul serio. E nel buio, nel posto più profondo l'hanno messo, a buio, mezzanotte, mica c'era l'illuminazione elettrica, l'Enel ha lanciato la luce, no, niente. Ratti che correvano di qua e di là, una prigione, tranquillo che non la pulivano tutti i giorni. E cosa si mette? Per la disperazione si mettono a cantare canti di gioia, di amore. Signore, dobbiamo morire, siamo qua. Sì. E l'angelo in quel caso gli ha mandato un terremoto perché aveva un lavoro, un compito per loro. Viene la tribolazione, fratelli, e Dio lo userà per separare la sua sposa dalle masse di credenti che seguono i venti della convenienza, i venti del tornaconto. E allora cosa facciamo? Cosa faremo? Vedendo ossa morte da tutte le parti. Abbiamo studiato delle ossa morte di Israele che diventeranno, ed è stato un ottimo studio, Ezechiele 37, quando diventeranno il corpo di Cristo. E adesso però c'è un parallelo, ci sono anche le ossa morte, non solo nella casa di Israele, ma anche nella casa cristiana ci sono ossa morte. Ci sono cristiani che sono falsi cristiani, che sono ossa ambulanti, li vediamo in televisione, dalle abominazioni che predicano in televisione. Profetizziamo, fratelli, profetizziamo le ossa morte. Chiamiamoli alla vita, chiamiamoli a Gesù. E poi, come dice Ezechiele capitolo 2, che ti ascoltano o che non ti ascoltano, s'arrangino, sapranno che c'è stato un profeta in mezzo a loro. Amen. Va bene? Amen. E il primo profeta, ripeto sempre, è lo Spirito Santo. Amen. Qui c'è poco da innalzarsi col cartellino, viato da visita, sono profeta. No, il profeta è lo Spirito Santo. E il Spirito Santo in noi, quindi profetizziamo anche noi, dando la gloria però al Signore. Quindi ogni persona che evangelizziamo e che non ha Gesù, però diciamo se non segue e costruisce per Gesù, è un osso morto. Quindi uno evangelizziamo, non riceve, vuol rimanere un osso morto? Osso morto davanti a Dio, davanti al mondo. Una grande persona, ma quanto tempo durerà questa grande persona prima che diventi un osso morto? Il cimitero ci aspetta tutti. Sì. Ci sono due modi per entrarlo, uno per rimanerci e uno per risorgere. Va bene? Quindi profetizzate, fratelli, alle ossa addormentate, alle ossa disgiunte, profetizzate alle ossa che sono separate dal corpo di Cristo. E poi
non è vostra responsabilità che vi ascoltano, no? Che vi accettano, no? Cioè Gesù profetizzava, insegnava, evangelizzava e la maggioranza non ascoltavano. Gesù andava avanti. Seguiamo il suo esempio. E questo è il significato, la conclusione del messaggio dell'ossa morte. Va bene? Di Ezechiele 37. In conclusione, fratelli, Dio ci sta chiamando. Sta chiamando adesso la sua sposa in tutto il mondo. Ci sta chiamando. Chiama tutti i fratelli, tutte le sorelle. Chiama quelli che sono leali, leali a Cristo. Prima a Cristo, prima che all'uomo. Onesti con tutti, ma la prima lealtà, cioè dare la vita, è a Gesù. Il Signore Gesù sta chiamando quelli che cercano il bene e l'edificazione della sua Chiesa, una Chiesa spirituale che non è un edificio, gli edifici crollano. Gesù chiama a quelli che si amano, a motivo che si amano, a motivo del suo sangue, e non per appartenenza settaria, perché sei di questa parrocchia o dell'altra, evangelico o cattolico. No, Gesù chiama a tutti. Al Signore non gli interessa un fico secco se è cattolico o protestante. Va bene, sono tutte e due invenzioni degli uomini, assenti dalla Bibbia. E non voglio offendere nessuna setta. Sono tutte sette e non voglio offendere nessuno. Dio vi ama settari, vi ama tutti quanti. L'importanza è che sette protestanti, evangeliche o cattoliche appartenete. Dio vi ama. Va bene, porgete la mano all'altra setta. Stringetevi la mano e amatevi in Cristo. Non separatevi a motivi settari, ma unitevi, amatevi a motivo dell'unione in Cristo. Giovanni 10:16. Forse sono un pazzo che sogno, ma forse invece no. Ma credo a quello che lui dice, Giovanni 17. Da Ezechiele 37 andiamo a Giovanni 17. 23. Io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. Alleluia. Alleluia. Cosa sta dicendo qua Gesù? Cerchiamo di svegliarci per cortesia. Spero che non vi sto mettendo a dormire. Sta dicendo? Amen. Sta dicendo che loro, chi sono loro? Noi. Siano perfetti nell'unità e che il mondo conosca che tu li ami come hai amato me. Il Signore ama a noi qua, oggi qui seduti dove siamo, spazio per il mondo, ci ama tanto quanto? Ha amato Gesù. Capito cosa sta dicendo qui? Cerchiamo di capire la Bibbia, per favore. La Bibbia è noiosa solamente per la gente che sono noiosi. Chi ti dice la Bibbia mi annoia, già mi hanno annoiato. Capisci? Quando la Bibbia annoia è perché leggi con la testa nel telefonino, nello smartphone. Va bene? Dice Gesù, dice il Signore, e allora le ossa rivivranno, perché il mio desiderio è che tutti rivivano. Ma vi sarà chi imboccherà la via che sembra più larga, facile e vantaggiosa, ma conduce alla morte. E ora mia sposa vai perché io, tuo Signore, vado con te. Niente potrà farti male. Calpesterai il leone, il serpente, e tutta la potenza del nemico. Niente potrà farti del male. Il tuo difensore è il Signore degli eserciti. E tremendi sono i suoi giudizi. Ma meravigliosi ed eterni sono le sue benedizioni. E giunge il tempo in cui non vi ricorderete più dei mali passati, della valle del nemico, della morte e delle ossa morte. Ecco perché io faccio tutto nuovo. Faccio rivivere, do la mia gioia e do la mia salvezza. Come è scritto Isaia 60, Isaia 60. Isaia 60, 1 a 5. 1 al 5. Sorgi, risplendi, poiché la tua luce è giunta, e la gloria del Signore è spuntata sopra di te.
Infatti, ecco, le tenebre coprono la terra e una fitta oscurità avvolge i popoli. Una fitta oscurità avvolge i popoli. Leggete i giornali. I popoli non sanno dove vanno, cosa fanno, cosa dicono, non sanno in cosa sperano. Avanti. Ma su di te sorge il Signore e la sua gloria appare su di te. Le nazioni cammineranno alla tua luce, i re allo splendore della tua aurora. Alza gli occhi e guardati attorno, tutti si radunano e vengono da te. I tuoi figli giungono da lontano, arrivano le tue figlie portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante. Il tuo cuore palpiterà forte e si allargherà, poiché l'abbondanza del mare si volgerà verso di te, la ricchezza delle nazioni verrà da te. Alleluia. Ed ecco, così si applica Ezechiele 37 a noi oggi. La valle delle ossa morta si applica a noi nel senso che dobbiamo andare a evangelizzare. Come noi siamo stati ossa secche e qualcuno ci ha dato la vita, noi dobbiamo andare vita ad altri. Ed è bellissimo, è la gioia più grande veramente di vedere qualcuno che cambia davanti ai tuoi occhi perché riceve vita, speranza, riceve la gioia del Signore. È la cosa più bella, che poi rimane in eterno. E vorrei leggerti un messaggio arrivato da parte di Maria alcuni minuti fa. Ascoltando questo messaggio di evangelizzazione, Maria dice: infatti, cari fratelli, noi senza Gesù siamo ossa morte. Se guardiamo il mondo, sembrano tutti dei zombie persi che non sanno dove vanno. E solo quando accetti Gesù nel cuore e avviene il cambiamento, è solo grazie a Dio che vivifica i nostri corpi morti al peccato, benedetto in eterno il Signore, lode e gloria a Lui. Vi voglio bene, cari fratelli. Un bacio, Maria. Gloria, Signore. Grazie, Maria. E poi anche Lilli ha scritto da pochi minuti fa riguardo alla scrittura che abbiamo letto in Ebrei, Ebrei 11. Gloria, gloria a Dio. Carissimi fratelli, mi sono imbattuta 2 giorni fa su questa scrittura. E ringrazio Gesù che ti ha rivelato questo, fratello Giuseppe. Nella parola che hai letto in Ebrei, l'avevo letto e avevo capito poco. E gloria al Signore, come sempre, sei riuscito a farmele capire meglio. Vi voglio bene. Un abbraccio nel nome di Gesù. Grazie Gesù. Grazie Lilli. Grazie Lilli. Un abbraccio. Grazie Gesù. Grazie Gesù, grazie Gesù. E fratelli, avanti a evangelizzare per vedere tanti miracoli che il Signore vuole fare attraverso di noi. E ascoltiamo adesso un canto intitolato Manda a me. Il Signore sta chiedendo: chi posso mandare in questo mondo dove le tenebre coprono la terra e una fitta oscurità avvolge i popoli? Chi posso mandare per portare vita, per portare amore? E dipende da ciascuno di noi di rispondere: manda a me, Signore. Questa è la nostra scelta. Ed ecco questo bel canto intitolato Manda a me. Ho sentito una voce che diceva: chi dovrò mandare in questo mio mondo per portare un po' d'amore sincero, perché in questo mondo l'amore non c'è. Manda me, manda me, perché in questo mondo amore non c'è. Manda me, manda me. Bisogno di te.
mandami, perché in questo mondo amore non c'è, mandami, mandami, perché in questo mondo ha bisogno di te. Provo a camminare per le strade e guardando i volti strani della gente, angosciati e pieni di grandi paure, tutto questo perché l'amore non c'è. Mandami, mandami, che in questo mondo amore non c'è. Mandami, mandami, perché questo mondo ha bisogno di te.